questo video vado a farvi vedere come si scarica, dove si scarica il programma Audacity, che serve appunto per la musica, e vi faccio vedere cioè come si scarica in interfaccia e da dove la potete scaricare. Dunque, dove potete scaricarla è questo qua, la potete scaricare da questo link che vi evidenzio, questo qua. Questa che io poi dopo andrò anche a mettere nella descrizione del video sotto al video praticamente. E quindi il programma lo potete scaricare da qui, da questo link. Vi basterà cliccare su Audacity qua sopra e il programma vi parte il download che vi va a scaricare il programma nella vostra directory. Io l'avevo già scaricato, adesso sto scaricando di nuovo, poi lo cancello. Quindi una volta scaricato il programma andate ovviamente sul vostro directory dove avete scaricato. Adesso io l'avevo scaricato in un formato che non c'è manco bisogno di installarlo, il formato è in un formato portatile praticamente, dove basta aprire semplicemente la cartella che io cioè ho tolto dallo zip. Cliccare direttamente sul programma sul setup e il programma parte. Questa è l'interfaccia. Ecco qua, questa è l'interfaccia di Audacity. Con questo programma si possono fare un bel po' di cose per chi lo sa utilizzare. Bisogna un attimino impararlo un po'. Comunque, molto semplice per poter registrare dei file e poi andare a modificare o inserire su un altro programma, per esempio, inserire un altro programma. Per registrare basta cliccare, vabbè, qua, come vedete in questo momento comunque sta registrando anche quello che sto dicendo in questo momento per il tutorial. Da qua lo si blocca e c'è gli effetti che adesso non sono così, sembrano non utilizzabili, in realtà bisogna selezionare la traccia per poterle far funzionare. Seleziona la traccia o in questo modo se vuole selezionare un punto della traccia, ad esempio, che ne so, questo qua, volete aumentare il volume, per esempio per aumentare il volume cliccate su effetti e da qui potete inserire l'effetto che volete. Se io adesso inserisco l'effetto amplifica, ecco qua, ok, come vedete il raggio si è allargato, cioè la voce è stata amplificata. Quindi anche qua, se io volessi amplificare perché è troppo bassa, basta che vado su amplifico, posso anche aumentare un po' qua il valore, posso andare il tutorial l'anteprima per vedere se mi sta bene e come è stato aumentato. Consente il clipping, non so che significa, ma io lo clicco e guardate che succede, la voce è stata amplificata di molto perché andare il tutorial. molto più alta. Ok, questo è uno solo dei pochi, dei tanti effetti che riesce a fare questo programma. Infatti si possono generare poi c'è il progetto, si possono fare insomma un po' di cose che magari andrò a spiegare in altro tutorial qualora riuscissi a farlo, ma questo tutorial non è questa la mia intenzione. Vi ho fatto vedere come si scarica e vi chiedo di lasciarmi un mi piace, di condividere il video se vi è stato utile. Ah, questo programma è free, quindi gratuito, non scade, quindi lo potete usare liberamente. Non c'è bisogno di usare stratagemmi particolari per poter utilizzare questo programma per sempre. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace e vi ringrazio.